Spingi, metti a destra qua, spingi. Allora, come difendersi da questa tecnica? Qua. Nel momento stesso in cui mi metto il braccio dietro, che vuol dire che sarò per partire con questa tecnica, con questa mano, ok? Vado a mettere un fermo davanti al suo pugno. La tecnica è efficace se lui passa col braccio qua, mette il braccio qua sul suo bicipite e spinge col gomito giù. Esatto. Qua a questo punto lui mi soffoca. Allora cosa faccio? La prima cosa che faccio con questa mano, metto un blocco qui, in modo tale che mi salvo io, ok? Se l'avversario a questo punto si incaponisce e ancora vuole spingere, perché comunque sta qua la tecnica che generalmente la fanno soggetti abbastanza irruenti, specialmente all'inizio, ok? Con quest'altro braccio qui fascio il tricipite dell'avversario, ok? Qui devo sentirlo, ok? Ma nel momento in cui vado a fasciare, spingo e porto avanti il suo braccio senza che tocco qua, spingo semplicemente come se volessi dare una spallata, faccio andare la mano sua avanti, la prendo con questa mano e la vado a prendere qui. Una volta che ho preso qua, il gomito deve passare qui e tengo l'avversario bello aderente a me. Ok, fatto questo, da questa posizione qui vado a infilare il braccio sotto le gambe sue e lo giro qui. Ok? Può succedere. È l'unica finalizzazione che si può provare dall'interno della guardia e vedere i passi, ok? Col kimono soprattutto. Allora qui, io cosa faccio? Quando l'avversario mi chiude qua, mi sento chiuso, vai, mi salvo qua con la mano. Tira il zeghiero. Tira, tira. Ok? Tira, tira. Questo braccio qua, vado a spingere qui. Vedi? La mano sua è uscita. Nel momento in cui è uscita, vado a prendere con quest'altro braccio qua, qua. E tiro, in modo tale qua, da arrivare che il gomito suo passa. Chiuso qui, metto il braccio sotto qua, e raspo.